Superbonus 110% con Reale Group. 110% bonus 110% sicurezza. Con Reale, i tuoi vantaggi sono assicurati. Tutto il nostro supporto per privati, condomini, imprese. Un solo gruppo per rispondere a ogni tua richiesta. Con il super bonus di Reale Group, la sicurezza è assicurata. Chiedi informazioni in questa agenzia. Siamo qui dal campo sportivo Giuliano Amati di Lucrezia per presentare la collaborazione giunta al quinto anno tra Real Metauro 2018 e l'Atalanta Calcio. Protagonisti come vedete alle mie spalle sono i giovani, è un giorno di festa, si parlerà dei giovani e di questa collaborazione che ormai va avanti da tanti anni. Oggi una giornata speciale, presentazione di questa collaborazione giunta al quinto anno con l'Atalanta, ce la puoi presentare? Sì, come no, questo è il quinto anno che siamo affiliati con uno dei settori giovanili diciamo più importanti d'Italia sicuramente ma anche in Europa e la nostra collaborazione nasce tanti anni fa e con visite continue presso la sede di Zingonia dove si allena tutto il settore giovanile e anche la prima squadra dell'Atalanta e con dei continui aggiornamenti dei tecnici di Bergamo che vengono presso la nostra sede e oggi è con la testimonianza dell'osservatore ufficiale di Atalanta che ci viene a diciamo, fornire le proprie competenze per una, una giornata con l'attività di base, e dai più piccoli che vediamo in questo momento sul campo, dall'anno 2016 fino all'anno 2013, per poi continuare con tutte le, le categorie fino ai nostri 2008. Siamo per il terzo anno consecutivo. Scuola Calcio Elite è un riconoscimento che la Federazione Italiana Gioco Calcio ci concede alla fine di ogni stagione sportiva per il nostro impegno diciamo, sia a livello agonistico delle varie categorie con la partecipazione ai vari campionati federali. Ma oltretutto eh, sulle attività che proponiamo anche con, in collaborazione con gli istituti comprensivi di Cogli al Metauro e di Cartoceto, da tanti anni gli allenatori sono sempre questi. Quindi abbiamo iniziato un percorso insieme, abbiamo dato una, una certa solidità anche a livello di obiettivi, di presenze, anche perché qui la spinta principale è una grossa passione, perché lavorando con i bambini l'attore principale non è certamente il mister, ma è il ragazzino. È necessario dare la massima attenzione al bambino e quindi mettersi un attimino in secondo piano come istruttore. E tutto questo è una forma di garanzia che, che noi diamo alle famiglie in questo senso. Collaborazione con la Real Meditaro 2018, giunta al suo eh, quinto anno, importante anche per una città come l'Atalanta. Assolutamente sì, anche oggi siamo qui per consolidare il rapporto di affiliazione che ormai da qualche anno è stretto con la società Real Metauro, un rapporto di affiliazione che consiste sia in attività di formazione, quindi presenza di nostri tecnici per aggiornare i tecnici della Real Metauro, delle altre società affiliate, sia giornate come queste rivolte soprattutto allo scouting, diciamo, quindi all'osservazione. Dei, dei ragazzi, dei singoli e in generale al lavoro della società una società che sta lavorando molto bene nell'applicazione dei, dei, dei nostri principi guida a livello giovanile. Ecco anche lo staff tecnico ha la sua importanza, no? quindi sicuramente è vero i bambini. Ma lo staff tecnico ha un ruolo a livello sia tecnico che educativo fondamentale, Francesco. Assolutamente sì, è importante ormai in questi anni avere all'interno della propria società figure serie e preparate, sia a livello tecnico in campo, e quindi parliamo degli allenatori in modo particolare. Quindi avere persone personale abilitato, abilitato e abile, eh, scusate il gioco di parole, sia ad avere competenze che a saperle insegnare e soprattutto insieme alla società saper eh, dare quei principi educativi che insieme alla famiglia sono importanti per la crescita del ragazzo. Parliamo di un evento importante. Fine giugno mi pare 28 giugno-2 luglio, okay. il football Campo. Camp. Allora, l'Atalanta Football Camp è un evento che nelle marche è ormai consolidato da anni. Eh, siamo partiti qualche anno fa dalle, dalla location di Castel Raimondo per poi ampliarlo alle società affiliate. Real Metauro è stata la prima ad intraprendere il percorso del football camp estivo dove saranno presenti gli allenatori, alcuni allenatori dell'Atalanta che in collaborazione agli allenatori della, della società Real Metauro svilupperanno una settimana all'insegna del calcio e del divertimento. Attiglio una giornata di festa oggi per presentare questa collaborazione giunta al quinto anno tra l'Atalanta e la Real Metallo 2018. Oggi è veramente una giornata di festa, un po' come dire, eh, ricominciare, ecco, sentite le urla dei bambini, ricominciare mh, a giocare a calcio eh, senza tante limitazioni, grazie insomma a questa buon periodo che grazie ai vaccini e grazie ai protocolli molto rigidi però eh, ci permettono di ricominciare a una parvenza di normalità. Noi oggi vogliamo festeggiare con eh, tutti i nostri mh, ragazzini dell'attività di base perché Secondo noi ovviamente il futuro sono loro, i ragazzi del 2016, pensate, 2016-2015, quindi 5-6 anni e su di loro che riponiamo tutte le speranze di ripartire nello sport. E noi ormai siamo giunti ecco, al quinto anno di questa affiliazione e vi devo dire che il mondo di Bergamo è un mondo veramente d'eccellenza per il settore giovanile. Questa collaborazione è veramente proficua perché i nostri allenatori hanno la possibilità di confrontarsi con i massimi livelli eh, direi mondiali del calcio. Ecco. Sindaco Seri, sono partite oggi le indagini per verificare la presenza, ma soprattutto per valutare quello che c'è sotto Piazza 20 settembre, l'aveva annunciato anche nella nomina del consigliere delegato Marchegiani, quindi un elemento per il patrimonio storico e culturale di Fano molto importante. Beh, quando parliamo del periodo romano parliamo della nostra identità. E questo è uno spazio che è stato meno disturbato rispetto ad altre parti della città, qui sappiamo che sicuramente era edificato perché il foro romano era qui vicino, quindi c'era una presenza in sediamento edifici romani. Quindi è da capire cosa c'è sotto, perché ovviamente può esserci rimasta solo la parte romana come può esserci quella medievale costruita sopra come in altre parti della città. Quest'operazione è un'operazione importante perché ci consente di avere un ulteriore quadro eh, di quel progetto archeologico della nostra città che è Archeofano per avere la fotografia esatta di com'era Fano e soprattutto l'auspicio che possa esserci una parte interessante anche visitabile magari in futuro quella che può essere la Fano Sotterranea, ma adesso non facciamo passi in avanti, aspettiamo l'esito di questa prima indagine, fra l'altro insieme ad un ente che è una garanzia, il CNR, quindi l'Istituto di Ricerca più importante del nostro paese, a dimostrazione dell'importanza che ha questa operazione. Conosca me, coordinatore scientifico del Centro Studi Vitoviani, oggi inizia diciamo, un passaggio importante per indagare quello che è presente sotto Piazza 20 Settembre con un riferimento dal punto di vista culturale e scientifico significativo. Sì, certo, oggi abbiamo iniziato appunto, le prospezioni delle prospezioni georadar in Piazza 20 Settembre, e è un'iniziativa un che abbiamo preso su richiesta del, del comune di Fano e quindi abbiamo eh, approntato un progetto scientifico eh, legato appunto a, a questa piazza, quindi la piazza principale di Fano. Oggi sono iniziate le prospezioni con la collaborazione del eh, Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche con il dottor Salvatore Piro che ha già effettuato in, in Italia e all'estero indagini di questo tipo, le fa ormai da, da decenni, quindi siamo ai, si può dire, ai livelli più alti eh, di questo tipo di, di indagine e avremo una immagine di quello che si trova al di sotto del, dell'astricato della piazza, quindi vediamo quale può essere la pianta e l'estensione delle gallerie che sappiamo ci sono eh, capire dove possono essere le strutture più antiche e poi progettare un, uh, indagini future più, più mirate, ecco, magari anche delle ispezioni dirette nel, nel sottosuolo. Ovunque sei la pizza che vuoi. Assessore Luccarelli un fine settimana denso e ricco di emozioni sportive fanno torno a essere protagonista. Sì, un progetto molto importante, quello di destagionalizzare il turismo, quello di portare attività anche in periodi diciamo, più tranquilli, perché sappiamo che la nostra città vive molto di turismo balneare, quindi dei mesi di giugno, luglio e agosto. Questo weekend vive il mare, vive il mare a 360 gradi, con un'attività sportiva realizzata dal Club Nautico Fanese insieme alla Federazione Italiana Cannottaggio. Tutto questo coordinato dall'Associazione Nazionale Marini d'Italia che realizzerà eventi. Anche esperienza a 360 gradi, anche saranno realizzate delle uscite in mare con eh, Marina dei Cesare e altre attività. Il dato importante è che tutto questo porta in questo weekend 750 presenze dichiarate dal presidente eh, Luciano Cecchini, presidente degli albergatori, eh, in un progetto che abbiamo insieme quindi con delle prenotazioni è fatta proprio da, da questa cooperativa che ha sede proprio nel nostro ufficio turismo. Un progetto importante che stiamo portando avanti come assessorato turismo, ma devo dire anche con la collaborazione dell'assessore a Brunori, dell'assessore allo sport e quindi l'importanza di destagionalizzare sta prendendo la sua forma e sta dando anche sostanza alla città. A Fano diventa protagonista il Costa Rolling, una disciplina nuova che comunque si sta facendo apprezzare anche perché in conferenza stampa avete parlato di un movimento che c'è eh, alla base e che a Fano porterà tantissime presenze in questo fine settimana. Sì, esatto. Eh, questa specialità a cui si rivolge il club nautico fanese dopo 100 anni dalla, dalla sua nascita e riporta il canottaggio a Fano è la specialità che si svolge in mare del canottaggio eh, e delle due specialità è quella più spettacolare, il beach sprint che sarà la gara su cui si concentrerà l'evento di sabato. Eh, sarà una gara intensa perché già dalle qualifiche ogni 8 minuti ci sarà una gara che parte in un percorso che comprende un piccolo tratto di corsa a terra sulla spiaggia e poi eh, la voga eh, per 500 metri e poi rientro a terra e di nuovo la corsa fino all'arrivo. E questa è una novità per Fano. Eh, siamo contenti, onorati anche un po' impauriti perché doveva essere una gara regionale, è diventata una gara di rilievo nazionale inserita in calendario nazionale della Federazione Italiana Canottaggio e della, del CONI. Eh, quindi ci sentiamo pronti, però c'è sempre quel, quella piccola paura dovuta a un evento che, che diventa importante e di cui siamo fieri eh, di essere gli, i coorganizzatori insieme all'Associazione Nazionale Marina d'Italia. Per, per riportare il canottaggio a Fano, uno sport che mancava e che siamo fieri di aver riportato. Assessore Bonori, sottopasso del Lido, che vivrà di nuova luce ma soprattutto avrà una nuova veste per accogliere turisti e cittadini. Assolutamente sì, è un punto di passaggio strategico e anche culturale perché appunto unisce tutto quello che è l'elemento architettonico della città con invece la leggerezza del mare. È un sottopasso che oggi vede una riqualificazione di fatto non definitiva che non darà degli elementi innovativi per quanto riguarda l'accessibilità, la disabilità perché è di proprietà delle ferrovie. Per cui noi interveniamo solo per metterlo in sicurezza, ma soprattutto per fare un'opera di abbigliamento e di restyling. In quest'opera è prevista, come già si può ben notare, è tutta una, una sorta di pulizia che stiamo facendo sulle pareti. Eh, in questo momento c'è un massetto che dovrà posare per almeno un'altra settimana, per poi avere una nuova pavimentazione sia nelle discese, nella parte sotto, una pulitura del tetto della nuova illuminazione e verrà caratterizzato soprattutto da un'opera pubblica che si chiama Street Art che metteranno a disposizione dei ragazzi dell'istituto artistico a Polloni, proprio con una loro arte eh, contemporanea, un'arte che rappresenta il mare e un'arte che unisce sia il tema decorativo con quello che è il tema proprio dell'arte del nostro dialetto con una poesia che un nostro artista fanese metterà a disposizione. Proseguono gli interventi in zona Lido e Arzilla, in vista della stagione estiva anche il CIF sarà interessato da un'operazione di valorizzazione e miglioramento. Sì, esattamente. Alcuni cittadini mi avevano sottoposta la necessità evidente di intervenire in quest'area per una riqualificazione non proprio del, del rudere della chiesetta del Santa Maria Mare, ma piuttosto di quello che è il contesto intorno. Tanto che procederemo adesso nelle prime due settimane di giugno nella sostituzione di tutto quello che è la recinzione di Velta e nella tenuta del verde che già ho fatto intervenire, ma ahimè in due settimane è ricresciuta, e soprattutto sulla posa in opera di quello che è un pannello illustrativo che viene concesso e donato dalla, eh, dal Club Lions, che proprio va a commemorare eh, naturalmente il rudere nella sua storia eh, del IX secolo e quindi ecco, ci sarà un, un elemento in più. Delle novità importanti per quanto riguarda l'accesso in zona Arzilla. Partiremo dalla prossima settimana con la riqualificazione appunto della passerella che congiunge il ponte alla pista ciclabile, per cui saremo già operativi, abbiamo avuto un ritardo perché questi lavori naturalmente erano sottoposti all'autorizzazione di enti altri, e sarà un disagio di una settimana circa, non di più, e nel frattempo successivamente provvederemo poi anche a quello che è lo sfarcio delle canne, quindi della vegetazione qui all'alveo.